Ragazze, buongiorno. Allora, io sono già pronta, sto per tornare a casa. Ho fatto un po' di spesa perché avevo finito un sacco di cose e ho preso anche dei panini, ho preso del prosciutto, ho preso anche cose un po' più fast, più veloci. E niente, gli operai sono già a casa che continuano i lavori. Però mi ha appena detto Riccardo che c'è una brutta notizia, ovvero che essendo che il nostro bagno cioè, è vecchiotto, molto vecchiotto il bagno, e la cosa penso più che era più da sistemare di questa casa, ci hanno detto che non ce la faranno in una settimana, ma probabilmente ce ne andrà una e mezza barra due. Io sono disperata, sono disperata, una risata nervosa, però ce la faremo ragazze, ce la faremo. Io già trovavo lunga una settimana, figuriamoci ora due. Comunque niente, in qualche modo supereremo anche questa. E l'importante è che appunto poi il risultato sia super wow. Perché in sintesi ci hanno spiegato che ci sono anche dei livellamenti da fare, nel senso che noi avevamo un gradino, praticamente un piccolo gradino che andava appunto da... Scusate un attimo, perché qui l'incrocio è bruttino. Diciamo un livellamento che deve comprendere anche il togliere il gradino, perché praticamente dove ora c'è questo mini gradino, ma proprio mini, perché sarà così, sarà il punto dove ci sarà la doccia, perché la doccia sarà molto più grande di quella che avevamo prima e sarà non a, per intenderci, mezzaluna, ma rettangolare. E quindi devono andare a fare tante modifiche e probabilmente loro come standard hanno una settimana per un bagno magari senza gradino, senza livellamenti da fare e quant'altro. Poi ci ha detto può essere anche che finiamo prima, però preferisco stare largo e dirvi oltre a questa settimana mettiamoci anche la prossima. Ovviamente si parla di giorni lavorativi. Quindi in totale sono 10 giorni, fossero tutte e due le settimane, però certamente non sono contenta, insomma. Però vabbè, ragazze, dipende. Questo è un bagno che aveva realmente bisogno di essere ristrutturato ed era proprio già dagli inizi, mi ricordo da quando abbiamo scelto questa casa, è stata l'unica cosa che non mi piaceva da subito, quindi siamo felicissimi che venga un bagno super bello. E mi avete chiesto in tantissime anche nelle box domande che colori ho scelto e tutto quanto, ma non una bottiglia di plastica per terra. Io capisco che ci sia vento, però ho preferito, diciamo, mantenere la sorpresa per farvi vedere poi anche il risultato finale, per darvi un po' di suspense, già che ci saranno forse da attendere 2 settimane. Soffriamo insieme, ragazze, tenetemi compagnia in questo momento di enorme sofferenza e di polvere. Vabbè, niente, non pensiamoci più. Adesso che arrivo a casa cercherò anch'io di capire come, quando e perché, e poi vi aggiornerò più tardi. Il vento sposta anche la macchina, io vi dico come siamo messi, è veramente forte. Veramente. Non so se lo sentite. Veramente forte. Vabbè, a dopo ragazze. Into your driveway, it's a Saturday night. You look like a million bucks wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing. Ragazzi,
Sì, lo svuoto la spesa più veloce della storia perché stanno arrivando. Una cassa d'acqua. Una cassa d'acqua. I plum cake. Le lingue piemontesi che sono pane tipo con rosmarino. Trofie. Trofie. Carne per i cani. Ringo Pico. Ce ne sono due, uno bianco e uno al cioccolato. Controlla, controlla. Questi. Belli, questi. Non mi sì, viene no. Il nome. Sì e no al, ai legumi. Che ansia. Baby Bell. Nuove patatine della Fonsis American Edition gusto arachidi. Poi vi dirò perché dopo le voglio troppo assaggiare. Un pacco di zucchero perché devo fare la torta per qualcuno che dopo domani diventa vecchio. Parmesan. Mascarpone. Fonsis normali, poi c'è anche un altro pacco di queste agli, agli arachidi. E qua. Controlla, controlla. Non ci sono. Philadelphia. Aiuto. Pomodori cuore di bue. Mi viene in mente un'altra cosa, ma va bene. Cuore di bue. Pesto senza aglio, ho un mal di testa che non vi dico, con sto vento, ho preso già qualcosa stamattina ma non mi è passato. Stracchino e panini da hamburger, questi qua della Roberto. Della Roberto. Dai, 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 dai! È la prima busta che abbiamo fatto. Poi, che è successo? Ho perso un pezzo di aglio, di polla. Sacchettone con dei paninetti, così se ci serve qualcosa di più veloce ce l'abbiamo. Uova, si girano, non so se sono rotte. No. Come mai? Uova levate a terra. No. Cereali special, quelli integrali soliti. Qua ci sono gli altri Ringo che vi dicevo. Uno bianco, uno cioccolato, i savoiardi, poi abbiamo un sughetto di questi qua, i formaggi, così è veloce se devo fare in fretta, anche se faccio una pasta in sti giorni, va bene lo stesso. E ansia. Hamburger, sempre per gli hamburger panino. Gli hamburger. E hamburger, mi sono fatta, mi sono tagliata. E hamburger con tacchino al rosmarino. Questi sono più leggeri per i bimbi. Poi abbiamo del formaggio. Sapete che quando vado lì prendo anche queste 2 euro che non sono male. Questo è l'Asiago, 2 euro. E poi ho preso... Mi ha fatto amare mental dillo? Sì, no, amare no, però mi piace. Prima non mi piaceva. L'Erdammer già tagliata a fette da mettere appunto sempre a sciogliere per l'hamburger. Qua c'è un Masdam, sapete che sono sempre bravissima a pronunciare questo formaggio. Masdam con 2 A. Poi i miei amati acci fibre che specie in questi giorni che dovrò spolverare, pulire, servono tanto, io li uso per qualsiasi roba. Carne macinata per ragù o polpette, pensavo di fare le polpette. Ho preso un po' di prosciutto, 3 euro e mezzo di cotto per appunto i paninetti. Mozzarella, cioè mozzarelle perché sono 3. Dove sono? Sono ancora là? Insalata. Un pacco di nascondini che sono piaciuti tanto a tutti. Così tanto io non li ho neanche visti, ma essendo andato ecco, va bene. Kiri, formaggini e succhi. Arriva. Davvero? Ah no, c'è ancora questo, aspetta che era nascosto. Lo Skippy, questo qua è molto buono, i frutti rossi, anche se quello della San Benedetto lo batte. E una passata
di pomodoro. Ho già dato una bella notizia. Ma l'hanno detto per stare larghi o realmente? Che poi sono 5 giorni più 5, quindi sono 10, perché il sabato e domenica. Tutta la lavorazione che ci va a fare in 5 giorni non è fattibile. Questo è tutta colpa tua, perché gli hai chiesto di accorciare il muretto. Certo, è sicuramente il muretto. Adesso gli hai creato altre macerie, devono fare altri giri per le macerie. No, beh, non credo che abbiano finito comunque con le macerie. No, oggi spaccano ancora tutto il giorno, mi hanno detto. Fantastico. Yeah. Solo più oggi? Poi il resto sono lavoretti, magari. Fanno, infatti. Dai, su. Ce la faremo. Ah, e poi ho preso anche una cosa. Per la mia malatina, che tra l'altro non sta bene, ma lei come sempre poi sfoga il secondo o terzo giorno, poi domani sarà meglio. Lei tutte le volte che le viene il raffreddore è così. Oggi è calda, ahimè. Stiamo già andando di tacchi, perché oggi... Sì, ma ormai ho capito che il suo è proprio... il suo, scusate, se non c'è nessuno praticamente... Ah sì, tanto se non ci sono io va bene lo stesso. Va bene lo stesso! Cosa? Ho preso questo per la mia malatina. Amante degli anellini, c'è un unicornino. Se glielo porti, penso che con me sarà felice. Sarà felice, no? Se lo voglio. Ah. E cosa stavamo dicendo? Che lei ogni volta che ha il raffreddore fa 2 giorni di raffreddore, il terzo le viene la febbre, il giorno dopo le passa la febbre e il raffreddore. Cioè è una roba allucinante. Tutte le volte si fa un giorno solo di febbre, come per scaricare il tutto, e poi le passa. Facendolo oggi... Oggi è una grandissima. Oggi lui lavora. Abbiamo pure il veterinario. Domani abbiamo il veterinario. Vabbè, ma tanto per forza io non potevo venire comunque. Perché con lei facciamo. Devo capire come portarlo. Vabbè, poi ci organizza. Comunque, vado a darle l'anellino. Beh, abbiamo pure finito. Ce l'ho fatta? Mi hai nascosto i nascondini con te davanti. Io penso di aver finito. Sono nascondini, cosa ti aspetti? Sì. Chiaro. Mal di testa. C'è un vento allucinante, mi stava volando via il carrello. Mi si è aperto lo sportello per la benzina. Cioè, impazzito tutto. C'era la gente che volava via, una signora col passeggino che ancora un po' gli volava il bambino dentro il passeggino. Un disagio unico. Ragazze, allora, salto temporale. Sono andati via, la ditta è andata via già da... un'ora e mezza così, poi appunto mi sono messa un po' a pulire, tra l'altro continua a esserci un vento allucinante e niente, stamattina Riccardo è anche uscito per fare altre commissioni, poi dopo che ho svuotato la spesa, dopo un po', che appunto doveva per forza andare lui, e nel mentre è passata a cambiarmi lo smaltino, non so se vi ricordate, ve ne ho parlato, che appunto era difettoso. Se ricordo vi metto la foto di come è diventato dopo averlo messo in lampada, ovviamente con i tempi giusti come faccio sempre, e appunto un po' mi è dispiaciuto perché il negozio appunto gli ha fatto un pochino di storia, nel senso che ha iniziato a dirgli ma come, ma è strano, non mi è mai successo, ma ha tenuto il tempo giusto in lampada. E giustamente Riccardo ha detto guardi che fa le unghie da anni, addirittura c'è stato un periodo dove le facevo anche ad altre persone quando avevo iniziato, avevo appena fatto i corsi, quindi insomma, ma poi dico che non mi succede con gli altri, non dovrebbe succedere neanche con quello, quindi fosse un problema di mia diciamo incapacità lo farebbe con tutti gli smalti semipermanenti, quindi vabbè, non ce n'è.
E quindi niente, ha cambiato con il Transformist, come vi avevo accennato l'altra volta, che è questo qua con cui mi sto trovando da Dio, da Dio. Io utilizzo questo qua, lo 01N, che credo sia il più chiaro di tutti, perché sono chiara comunque e mi va bene quello. Poi ci metto un po' di terra qui faccio proprio tipo un 3 per intenderci, quindi fronte alta qui e qui per fare un po' di contouring, quindi mi trovo benissimo con questo perché poi ci metto appunto terra e blush, quindi perfetto. Così ho già la scorta, adesso me la metto qui, me lo metto già qui nella cassettiera. E sono a posto, e anche questa l'abbiamo risolta, anche perché mi scocciava, sinceramente erano 6 euro di smalto. Tra l'altro alcune di voi, vi ringrazio, mi hanno avvisata che appunto per il momento Astra non li sta più producendo, quindi probabilmente magari quelli che ha, non lo so, li sta smaltendo. Non ho la più pallida idea, anche perché 6 euro non sono proprio pochi, e quindi mi dispiaceva perderli, ecco, tutto qua. E quindi ho aggiunto 4 euro e mi ha preso il fondotinta e basta. Quindi volevo aggiornarvi appunto sul famoso smalto e niente. Oggi diciamo che gli operai hanno fatto un lavoro, diciamo, penso più di traccia e di livellamento, quindi non è che vedrete, cioè non ci sono le macerie, hanno pulito tutto, sono sempre molto attenti, molto puliti, mi trovo molto bene. Bom, il sole ha deciso di andare ora in questo preciso istante, o dietro una nuvola o dietro la montagna, perché comunque sono già le 5 e mezza, probabilmente una nuvola, non lo so, dopo andrò a vedere. Comunque sta tornando, quindi era una nuvola. E ci tenevo a specificare, perché in direct mi è arrivata una domanda di questo tipo, quindi preferisco specificarlo e qui si chiude l'argomento. Mi è stato chiesto giustamente per curiosità se la ristrutturazione del bagno fosse una collaborazione o no. Assolutamente no, ragazze, anzi, magari, proprio per evitare, proprio per ovviare a questo dubbio, infatti non ho fatto il nome dell'azienda, che tra l'altro è una grande azienda molto molto famosa, quindi di certo non viene a collaborare con me, che ci sta appunto assistendo e ci sta facendo i lavori in questo momento, quindi non ho fatto il nome proprio perché quando si tratta anche di collaborazione si fa il nome. Da un lato mi dispiace non farlo perché vorrei consigliarveli sinceramente, però preferisco evitare per evitare che si fraintendano sempre le cose qua su YouTube, bisogna sempre stare molto attenti, quindi non farò il nome, però è un'azienda veramente molto molto famosa in tutta Italia, quindi ci stiamo trovando veramente molto molto bene. Però magari più avanti, non so, l'anno prossimo, quando sarà già strafinito da una vita il bagno, magari ve lo dirò. Per il momento lasciamo perdere. E niente, adesso scendo, vi faccio vedere un po' quello che hanno fatto, sperando di non sporcarmi troppo, anche perché ho già pulito tutto, lavato tutto, ho rifatto anche le lenzuola. Tra l'altro ho messo un copriletto, un briciolo più leggero, e solo adesso vedo la notizia che ci sarà un crollo delle temperature. Fantastico, fantastico. E vabbè, in caso aggiungeremo il piumone sopra se proprio abbiamo freddo o delle coperte in più, tanto siamo pieni di cose, quindi mal che vada ci aggiungo qualcosina sopra. Diversamente, se è proprio fatto sto freddo, tolgo solo il trapuntino e ci rimetto il copripiumino col piumino dentro. Speriamo non sia necessario, anche perché in questi giorni siamo stati abbastanza bene. Diciamo che quando dormiamo insieme, Riccardo è un termosifone, quindi mi accoccolo, mi accozzo e mi scaldo. E invece quando capita che fa le notti così o che non ci dormo insieme, sento subito la differenza e quindi servirà aggiungere delle coperte, indubbiamente.
Bene, detto questo, scendo anche perché voglio far vedere assolutamente a Fede una cosa che ho preso oggi nella spesa. Lui adora queste cose un po' strane. E ci sono le Fonzies agli arachidi che voglio assolutamente provare ad assaggiare con voi, così vi facciamo una review, una recensione proprio così, vera e sincera sul momento. E poi dobbiamo vedere il bagno. Allora, qui abbiamo un piccolo esemplare di Aaron, la situazione qui è sempre la stessa, adesso entro nel bagno, che è un po' tetoso, sì, ho messo le ciabatte di Ricky che almeno posso lavare. Tu non puoi entrare qui. È un cantiere, nel senso che non ho molto di bello da farvi vedere, è tutto rotto, ci sono i passaggi delle tracce che hanno fatto, adesso vi faccio vedere qui davanti, ci sono tutti i tubi, cose, io non ne capisco niente ragazze, proprio zero, quindi scarichi, tutte le cose che devono poi controllare, sistemare quant'altro, quindi ci vuole ancora un pochettino. Hanno iniziato a chiudere lì dove c'era il pezzo di muro da togliere, ma ce ne vuole ancora un po', un bel po', effettivamente c'è tanto tanto da fare, ma vi dico, vederla da qui è enorme, cioè vederlo da qui il bagno è enorme, è tutto un altro bagno, cioè non sembra assolutamente il mio bagno di prima, cioè entro qui dentro ed è uno shock proprio, perché è proprio rivoluzionato, cioè quando sarà finito un altro bagno, cioè è meravigliosa questa cosa. Mi piace un sacco, non vedo l'ora proprio di vederlo concluso, di farvi vedere tutto quello che abbiamo scelto, i nostri gusti. Abbiamo proprio creato, come vi ho detto su Instagram nel box domande, è proprio un incrocio perfetto tra il mio gusto e il gusto di Riccardo. Ci siamo riusciti a trovare un compromesso anche senza discuterne, ci siamo trovati subito. E quindi non vedo proprio l'ora di farvelo vedere, perché è veramente proprio un mix di noi, dei nostri gusti, di cosa piace a me e piace a lui. Quindi non vedo proprio l'ora di mostrarvi tutto. Quindi adesso che vi faccio vedere i muri? Vedete tutte le tracce qua dello scarico, i tubi da controllare, da vedere, da cambiare. E quindi non è che ci sia molto da vedere. Qua intravedo già una semiforma rettangolo che potrebbe essere più o meno la zona dove ci sarà la doccia, potrebbe, ma non è detto, quindi tutto e niente ragazze, tutto e niente, c'è ancora tutto da capire, vedremo domani che cos'altro faranno. E mi piace il poterlo condividere con voi, perché giorno per giorno vediamo la trasformazione di questo bagno, che è veramente grande adesso, veramente super spazioso. Comunque, esco e mi tolgo queste ciabatte perché adesso le andrò poi a pulire. E adesso, dove sei? Io? Qui arrivo. Vieni, vieni, che ti devo far vedere una cosa. Tra l'altro, Fede ha creato una mini padella. Ve la faccio vedere. Siete pronte a vedere la creazione di Federico? 3. Ovviamente è andata via adesso la luce. Sto sole non mi aiuta oggi. 3, 2, 1. Ta-da! La mini padella, ragazze. L'ho già messa sul fuoco. Così stasera preparo cena. Grazie Fede, prego. Sicuramente funzionerà, sì, benissimo. Per sfamare le coccinelle, sì. Forse. Adesso devo far vedere una cosa. Chiudi gli occhi. Ta-da! No. Ma le hai già assaggiate? No. No? Ah, allora abbiamo un'esclusiva. E dobbiamo assaggiarla. Assolutamente. Vai, 3. Sono marroncini. 2, 1. Sono di arachidi. Ve le faccio vedere, sono più marroncine, giustamente. Sì. Non male, non male. Guarda.
Qua dice croccantini di mais al formaggio crocetati, gusto arachidi. Mm. Non hanno cancellato. Carine, buone. Sì. Ragazze, sono qua con Fede che... Hello. Oh. Stiamo ormai, mio assistente, stiamo montando questo video. Io spero vi sia piaciuto, spero vi stiano piacendo questi vlog, vi terrò aggiornate, insomma, il più possibile, a volte ci riuscirò di più, a volte di meno, in base un po' alle giornate. Ma vi terremo aggiornati, domani è il giorno 3, sono molto curiosa di vedere, insomma, se faranno sempre lavori di muratura, magari condividerò altro e non quello, perché comunque non, se non c'è nulla da vedere di nuovo, se invece vedo qualche novità vi aggiornerò sicuramente, tanto comunque il vlog lo farò. E basta, vi saluto, così cerco di mettervelo già per stasera. Vi mando un bacione, anzi due grandissimi, anche Fede vi anche saluta. Mua. Mua. Ciao. Mua. Ora vado a cucinare con la nuova padella. Ciao. Ciao ragazzi.